Netflix Channel. Oggi parliamo di ricette. Sì, infatti si sta avvicinando il giorno dell'Epifania e per questa occasione vi vogliamo proporre un'idea sfiziosa. Un panettone gastronomico per un aperitivo fuori dall'ordinario. Vediamo gli ingredienti. Per la realizzazione di questo panettone servirà Farina, latte, olio, miele, zucchero, uova, lievito e sale. Doppi ingredienti per doppia preparazione, planetaria e macchina del pane. Quindi iniziamo, io alla planetaria. Ed io con la macchina del pane. Cominciamo inserendo nei boccali delle impastatrici gli ingredienti del primo impasto, seguendo l'ordine descritto nell'info box. Azioniamo le macchine e lasciamo lavorare per 15 minuti. Lasciamo riposare l'impasto tenuto per 15 minuti nel forno spento ma con luce accesa. Si creerà la temperatura adatta ad una lievitazione ottimale. Riportiamo i cestelli nelle rispettive macchine. Procediamo con l'inserimento degli altri ingredienti a macchina in movimento, lasciando lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Trasferiamoci sul piano di lavoro ed impastiamo a mano per pochi minuti. Formiamo una palla e riponiamola negli appositi stampi in carta per panettoni. Con le nostre dosi ne servirà uno da 1,5 kg. È il momento della seconda lievitazione, questa volta da almeno 2 ore. Accendiamo il forno a 200 gradi e cuociamo per circa 35 minuti. Ecco i nostri panettoni gastronomici. È possibile realizzarli anche a mano. Basteranno un po' di olio di gomito in più e il risultato è garantito. Se ti è piaciuta la nostra ricetta, clicca mi piace. Condividi il video ed iscriviti. Ciao!